Questa medaglia d'oro conseguita domenica è, insomma, l'ennesima perla della tua già fulgida carriera. Mancava in bacheca nella competizione a squadre dove già erano arrivati altri successi, un po' di rammarico per non aver proseguito nella strada verso la finale anche nell'individuale, comunque rimane. La semifinale contro la Corea del Sud, qualificarsi al quarto posto ci aveva praticamente già anticipato quello che sarebbe stato il match della semifinale, qualora avessimo vinto. Sicuramente gareggiare contro la Corea nei primi scontri non è mai semplice. Qui siamo stati molto bravi, per mentre il vento in qualche maniera ha disturbato i nostri avversari, noi li abbiamo tallonati dall'inizio alla fine, arrivando poi alla freccia di spareggio, alla volley di spareggio, dove abbiamo ottenuto lo stesso punteggio dei coreani, ma con una rosata e degli impatti più vicini al centro. Ti aspettavi, di essere così superiore alla Francia? Insomma, abbiamo visto questo 6-0 nella finale, direi schiacciante, nettissimo, o credevi in un match più equilibrato? Durante la gara di qualificazione e avesse avuto degli scontri più semplici dei nostri, quindi sicuramente il fatto che fossero arrivati in finale per la medaglia d'oro era sinonimo di una prestazione che sarebbe stata ben diversa da quella che era stata la gara di qualificazione, ma avevano avuto un girone comunque più semplice. Non mi aspettavo crollassero in questa maniera, ecco, mi aspettavo una competizione su punteggi un pochino più elevati. Quali sono i tuoi prossimi programmi e obiettivi futuri? In questo momento ho ripreso a studiare, mi sono iscritto alla laurea magistrale in scienze motorie qui a Voghera, sempre sotto l'Università di Pavia, e intendo riprendere a tirare penso tra 15-20 giorni. La stagione indoor prevede a febbraio, si concluderà a febbraio con il campionato del mondo. Non so ancora se parteciperò, vedremo dai primi test quando riprenderò a tirare com'è il livello e se i problemi di visione che avevo nelle gare a 18 metri sono stati risolti.